Il volo è un gruppo musicale italiano composto da due tenori e un baritono, Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. Sono stati i primi artisti italiani ad aver firmato un contratto diretto con una major statunitense, la Geffen. Infatti, Ignazio Boschetto ha tenuto particolarmente a voler ricordare la vittima del tremendo incidente mantenendo il silenzio persino sui social. Massima discrezione per la grave perdita. Lo stesso Ignazio, diversi giorni dopo, ha postato su Instagram, sulla page ufficiale del volo ricordando il padre con affetto, rendendo in parte i fan partecipi del dolore suo e dei suoi compagni, portando a termine magnificamente l'esibizione di Sanremo 2021. Lo ricordano infatti, complice delle loro avventure, tanto che lo stesso Vito si era trasferito nella città di Bologna per stare accanto al figlio e alla sua carriera che andava, man mano, sempre meglio. Ed è proprio in questa città, egli ha lasciato un vuoto incolmabile per i tre talenti del volo, i quali hanno tenuto a ricordare la scomparsa di Vito, con un tributo proprio al festival più amato d'Italia. Una famiglia molto unita, di cui origini nascono in Sicilia, a Marsala. La tristezza ha infatti invaso i cuori della sorella di Ignazio, Nina, e della madre e moglie, Caterina Licari.